bilanciare dei sbilanciamenti. Nel medio e lungo termine l'obiettivo è quello di dare possibilità ai migliori ricercatori di emergere e alla integrazione di una dimensione di genere nelle ricerche. Allora, come siamo arrivati a questo bando? Noi abbiamo iniziato a lavorarci nel maggio 2016, anche per far vedere che la giornata di oggi è un processo lungo. Nel maggio 2016 siamo andati da una persona di Paolo Carboni a un matching event a Bruxelles, che è uno degli eventi che viene creato appunto per creare dei partenariati su qualche bando, che insomma alla fine abbiamo avuto alcuni contatti, insomma siamo riusciti abbiamo avuto la fortuna o la capacità di selezionare la cordata che sembrava quella che ci dava più possibilità di lavorare bene insieme, forse anche la più forte, e adesso siamo arrivati alla prima sottomissione ad agosto 2016, che ha portato però a un obiettivo di avere il nostro progetto idoneo ma non finanziato. Mi piaceva anche raccontare, diciamo, la parte, non soltanto la parte rose e fiori del lavoro, no? Ma anche le sconfitte, come sicuramente quella di essere stati giudicati idonei ma non finanziati. Tenete conto che in questo tipo di bando venivano finanziati due soli progetti e ne erano stati presentati 10. Abbiamo fatto tesoro delle critiche, perché il bello della comunità europea è che ti manda un documento molto lungo con le critiche al tuo documento, al tuo progetto. Abbiamo fatto una seconda sottomissione, abbiamo integrato il partenariato integrando altri partner, e siamo arrivati a dicembre 2017, ad avere il progetto finanziato. Anche lì ci eravamo trovati ad essere in due finanziati su 20. Torna sempre questo concetto del famoso 10% che avevo citato all'inizio, che è un numero tipico nei progetti europei. Giugno 2018 iniziamo il progetto, maggio 2022, se tutto va bene, finiremo questo progetto. Partenariato si compone di quattro università, che sono l'Università di Madrid, l'Università di Cagliari, la Central Europe University, di Budapest, che conoscerete dai giornali, perché Orban ha fatto una legge per chiuderla, e penso che verrà spostata, che loro ritengono che si sposteranno a Vienna. Esiste poi il Dipartimento di Studi Sociali dell'Università di Coimbra. Poi ci sono due altri enti, il New Spagnolo, per intenderci, e la Regione Sardegna, come enti che producono, che finanziano la ricerca, no? Perché anche nel finanziamento della ricerca bisogna darsi delle regole che aiutino a rimuovere il sbilanciamento. Le ultime due parti sono Science Po, che sono dell'Università di Parigi, e Yellow Window, che è un'azienda che si occupa esplicitamente di aiutare a scrivere e leggere quelli. Ovviamente il primo ruolo è quello di implementare un gender equality plan, quindi un piano di equità di genere. Però diciamo un po' come quando uno va in vacanza, poi c'è anche da fare i turni per pulire la casa e pulire la cucina, il nostro ruolo in questo progetto è quello di World Package Leader, quindi siamo leader di World Package, del World Package Communication Dissemination, della persona di Paolo Carboni. Il gruppo di lavoro è questo che vi presento, siamo 10 persone rigorosamente in ordine alfabetico, potete leggere tutti i vari nomi, conoscere le fotografie, la mia è un po' datata, ma non importa. E volevo però ringraziare, oltre a questo gruppo di lavoro, nel senso che il gruppo di lavoro qua sta parlando soltanto delle persone che si riuniscono, che partecipano ai meeting, però c'è tutta una serie di altre attività intorno. Volevo assolutamente ringraziare Stefano Asili per aver curato tutta la parte grafica del progetto, aver convinto i nostri partner anche delle nostre soluzioni grafiche, anche con grande pazienza, di questo assolutamente lo ringrazio, parte della qualità del lavoro che secondo me è assolutamente evidente. Ringrazio assolutamente Sergio Nuvoli per la copertura giornalistica, ringrazio tutto l'ufficio di gabinetto che veramente riceve sempre richieste all'ultimo momento, poi ringraziare il rettore mi sembra troppo facile, quindi lo do per scontato. L'area di studio di Super. L'ho scelto io come delegato, capito? Non è Ho visto che
si è messa vicino per darci le copie, sia me che a Francesco, quindi io temo quel momento. Ok, allora, le aree di studio di Supera sono fondamentalmente quattro. Allora, non è ovviamente il momento, siamo praticamente al giorno zero, non è il momento di approfondire